Simone Moro, 49 anni, bergamasco alpinista, unico uomo della storia a essere salito d'inverno su 4-8000. Ha raggiunto la cima dell'Everest 4 volte nel 97 per una spedizione sull'Annapurna. Partono in 3, ma torna solo lui. Laureato con 110 in scienze motorie, allenatore della nazionale italiana di arrampicata sportiva, pilota di elicotteri, esperto di soccorso in alta quota. Nel 2001 riceve la medaglia al valor civile per un soccorso. Lo scorso 26 febbraio alle 15:37 locali ha segnato per sempre la storia dell'alpinismo mondiale. È stato il primo uomo a conquistare la vetta del Nanga Parbat d'inverno senza ossigeno. Ecco Simone, se chiudi gli occhi e torni a quel 26 febbraio scorso alle 15:37, cosa senti? Una grande pace e anche una liberazione, perché sognavo di baciare la vetta del Nanga Parbat. E ce l'hai fatta. Da tantissimi anni. Senti, 8.125 metri di altezza il Nanga Parbat, una montagna che tutti chiamano la montagna assassina o la mangia uomini, ma quanti uomini ha mangiato? Ne ha parecchie decine, soprattutto nel periodo anni 30 in cui si tentava di salirla per la prima volta. Però ce la faceva nessuno. Questa fama è continuata perché è una montagna severa, è la montagna più grande del pianeta, non la più alta, ma la più grande. Senti, adesso che sei riuscita a scalarla, che nome le daresti? Il gigante buono. Il gigante buono. Il gigante però devi saperlo conoscere, devi sapere che tu sei piccolo e devi anche corteggiarlo, perché è un gigante femmina. Ah, okay? Un gigante femmina, ecco, tu scrivi, io quella montagna, di quella montagna mi ero proprio innamorato, sì, infatti, sì. E dici, nonostante l'avessi corteggiata tanto e fossi stato tante volte respinto, il desiderio di conquistarla era sempre più forte. Quindi il vero sentimento che ti spingeva lassù, una specie di desiderio, sì, proprio. Se ti infatui d'amore solo del Nanga Parbat, rischi di morirci. Devi infatuarti e devi innamorarti e devi capire com'è la tua innamorata. Cioè, quindi era una donna che da conquistare è complicata, insomma. Molto complicata e con delle dinamiche che non sono le tue. E tu quante volte ci hai provato che non ci riuscivi? Una volta d'estate, due d'inverno e la terza d'inverno sono riuscito ad arrivare in cima. E perché le altre andavano? Perché non ti voleva le altre volte? Perché non ero sufficientemente preparato nel senso cognitivo, non tanto fisico. Quattro volte vuol dire che ho dedicato un anno della mia vita a Nanga Parbat. Un anno è intero. Una donna amatissima proprio. Sì, che molto però mi ha dato tanto. Senti, hai detto che nell'alpinismo il muscolo più importante è il cuore. Ma quando sei lassù, una non decisione è assolutamente la cosa peggiore. Insomma, più cuore o più cervello? Ci vogliono tutti e due, perché il cuore è quello che ti fa veramente innamorare del tuo progetto e desiderarlo intensamente. Il cervello è quello che però ti lascia gestire una pulsione che può essere troppo irrazionale e pericolosa. A proposito di cuore e di cervello, con te a scalare il Nanga c'erano Alex, Ali e Tamara. Tamara, che è la tua compagna abituale, che a 70 metri dalla cima ha deciso di fermarsi. Che cosa è capitato? Allora, c'è da scalare 4.500 metri, quindi 4 chilometri e mezzo. Gli ultimi 70 metri abbiamo perso il contatto visivo perché la pendenza si spiana, io vado verso la vetta, lei perde il mio contatto visivo, rimane sola con se stesso e lì più lucidamente capisce che faceva due passi e si fermava un minuto, due passi e si fermava un minuto, e sono passi lunghi così. E quindi 70 metri sono un'ora e lei ha sentito una voce chiara che le ha detto: Tamara, o ti fermi adesso o da questa montagna non torni più. E quindi è stata più una decisione di cuore o di cervello? Beh, lì è stata tanto di cervello, perché tanto secondo cervello. Me la pulsione di... Voi immaginatevi la percezione visiva che abbiamo, certo, noi di un qualcosa a 70 metri. Dopo che hai fatto 4.500 metri, 9 volte il grattacielo più alto degli Stati Uniti. 70 metri sono 7 piani, e ne hai già fatti non so quante centinaia. E lì... lei invece ha avuto l'intelligenza... E tu? Tu gli hai detto fermati? Io non la vedevo, né io, né Alex, né Ali. Quindi ha preso questa decisione in completa autonomia... Anche perché sapeva che quell'ora... Beh, poi dopo bisogna tornare... Noi forse anche saremmo stati lassù a aspettarla. Ma in qualche modo è stata la sua rinuncia che vi ha permesso di andare su? No, ma forse ci ha permesso di tornare sani e salvi. Ah. Cosa significa? La vetta di una montagna è esattamente metà percorso, certo, ricordiamocelo. Certo. Quindi non è il traguardo,
Il traguardo è ritornare al campo. Quindi base. Ha deciso lei di fermarsi anche perché mi dicevi non era... Sì, quel giorno lì non stava bene, aveva il suo ciclo mestruale, quindi immaginatevi una donna all'inizio del ciclo mestruale a 56 sotto zero, senza ossigeno, alle quote di volo di un jumbo. Cioè, ha fatto storia con questa rinuncia. Non credo. Se sono considerato suo maestro, questo è ciò di cui vado più orgoglioso. Dite, ha insegnato lei anche qualcosa. Beh, lì è stata grande. Ecco, hai detto, quando sei lassù la cosa peggiore è la non decisione. Ecco, ma in squadra chi è che decide? C'è un capo? Ma di solito è il più carismatico, che quindi non è un'autorità che qualcuno ti dà, no. Che qualcuno ti identifica. Ti alcune volte magari è il più esperto, il più anziano, ma non è sempre così. In questo caso c'era talmente sintonia che le decisioni non hanno mai creato discussioni. Problemi, ecco, ma a un certo punto però tu hai dovuto decidere di cambiare strada. Sì. Ecco, ma come fai a sapere che quella è la decisione giusta? Quando devi ascoltare il cervello e non il cuore. Il cuore vorrebbe e voleva che noi proseguissimo su questa via che si chiama la via Messner, sì, il mio mito, certo, che neppure lui era riuscito a completare. Quando capisci che vai a sbattere contro un muro, non c'erano le condizioni quell'anno, bisognava cambiare itinerario. E anche deciso. Lì con Tamara, quando abbiamo deciso, qui non si va da nessuna parte, via. Tac, via. Ecco, ma gli altri compagni ti hanno seguito subito, quindi. Gli altri compagni mi hanno invitato da subito, quindi io non ho dovuto neppure dover gestire tensioni perché sono stato l'intruso che andava sulla via altrui. Perché se no vi sareste divisi? No, se no avrei dato priorità agli altri due alpinisti, che erano Alex e il pakistano Lisa Parra, che avevano già attrezzato la via. Mi hanno fatto un invito in cui avevano già preparato tavola, facciamolo così, okay. Avevano già anche cucinato. Sì. Senti, nel libro tu scrivi che la differenza tra una spedizione invernale e una estiva non è solo il freddo, ma è muoversi in un ambiente che si trasforma e che non accetta errori. Insomma, d'inverno se sbagli sei morto. Sì, non è che d'estate se sbagli fischi, ma d'inverno hai il 15% di possibilità di farcela, cioè di scalare. E quindi hai l'85% di possibilità di fallire. Ma fallire a 50-60 sotto zero, completamente isolato, è veramente sul... Infatti, tu dici, eravamo a 7800 metri, nessuno parlava. Concentrati come eravamo a mettere un passo dopo l'altro, 7 passi per l'esattezza. Fermarci a guardare in alto nella speranza che quei 7 passi avessero fatto il miracolo di avvicinare la cima che rimaneva sempre più lontana da noi. Ecco, in quel momento non hai mai pensato, dici, ma io? Ma perché? Ma non ce la faccio, basta. No, non mi è mai capitato al momento nella vita. L'uomo è come una candela e man mano sali il bicchiere si cala sulla candela e quindi la fiammella diventa sempre più fioca. Prima facevo 20 passi, poi 15, poi 12, poi 10, poi 7. Il trucco è riuscire ad arrivare in cima... Che il bicchiere non è ancora calato, definitivamente non ti sei spento. Senta, ma quando siete partiti dal campo base del Nanga? Quando? Siamo partiti all'inizio dell'anno, l'1 o il 2 di gennaio di quest'anno siamo arrivati al campo base. Però ecco, siamo partiti da casa che era l'inizio di dicembre. Ecco, ma dalla partenza del campo base, 4100 metri, agli 8126, quindi quei 4000 metri, quanto ci avete messo a fare? Una settimana. Per una settimana abbiamo dovuto sopravvivere sulla montagna portandoci tutto il materiale, montare i campi, prepararci da mangiare, resistere ad esempio 24 ore stretti in quattro in una tenda da due perché c'era tormenta fuori. Quindi sono attività complicate. Non suicide, perché a me piace campare, voglio campare a lungo anche perché tengo famiglia. Però al limite. Fa freschino. Ecco, ma che sensazione c'è a salire senza ossigeno? Cioè, oltre alla fatica, il cervello più annebbiato, uno si rincoglionisce, è più lento. Decisamente. L'ossigeno è ciò che fa funzionare tutto. Tra cui anche il nostro software, e il cervello. Se, il software va... Il cervello va solo a zuccheri e ossigeno. Essere in carenza di zuccheri è facilissimo una settimana in cui mangi poco. E di ossigeno, immaginatevi di essere seduti sull'ala dell'aereo che ti porta da Milano a Roma, ma non per 2 secondi, ma neppure per l'ora di viaggio, per una settimana. Ecco, tu hai scritto, anche se sei in gruppo, fondamentalmente si è sempre soli, perché la capacità fisica e muscolare di dare una mano a qualcun altro nel caso chiedesse aiuto è minima, per non dire nulla. Quindi, insomma, sostanzialmente in quelle condizioni mors tua vita mea. Non proprio così, però se io sono capace di fare solo 7 passi e fermarmi un minuto, quando qui magari in un'ora faccio 1000 metri di dislivello,
come posso pensare di avere la forza di prendere uno e portarlo giù? E quella volta che è capitato e sono riuscito a farlo, e mi stupisco ancora, è stata quella volta in cui mi è stata data la medaglia d'oro al valore civile. Non sono stato l'unico a fare dei salvataggi in quota, però, insomma, ma sono dei gesti che valgono al limite, una carriera. Comunque, la decisione di aiutare o di non aiutare un compagno deve essere presa velocissimamente, no? Ti è mai successo invece di dover scegliere tra la vita tua e la morte di un altro? No, mai. Ho scelto invece, piuttosto di andare in cima alla montagna che avevo pagato, organizzato, ho deciso di salvare un ragazzo che non conoscevo, questo Tom Moores inglese, che oggi è vivo. Senti, nel 97, però, insieme ad altri due compagni di cordata, sei salito sulla Annapurna, ma sei stato soltanto tu a tornare. Guarda qua. Quando ho riaperto gli occhi, la valanga aveva portato via i miei compagni. Ero solo, gravemente ferito, a 30 gradi sotto zero. Ero morto. Hai detto ero morto. Davvero ti sentivi morto? Sì. Queste immagini tratte dal mio film mi ricordano quel giorno di Natale del 1997. Mi ricordano l'ultima parte della valanga, perché c'è stato un volo di 800 metri prima del... Ma tu hai capito subito che i tuoi amici, per loro non c'era più niente da fare? Era cambiata la montagna, c'era una sezione di crepacci, di seracchi, un labirinto che di colpo era un piatto campo da calcio. Ma voi eravate staccati uno dall'altro? Come eravate? Beh, noi eravamo in pareti, siamo precipitati 800 metri, io sono stato schizzato avanti con un salto tutti di... tutti e tre precipitati? Sì, e loro saranno sotto milioni di metri cubi di ghiaccio e di neve. Ma ti sei messo a cercare cosa? Hai provato a cercare? Insomma. Allora, ho cercato di alzarmi, avevo i tendini delle mani tagliate, perdevo sangue, non vedevo da un occhio. Però ho straziato, ho cominciato a gridare il nome di Anatoly, ho trovato un pezzo di zaino, un pentolino, ho capito ma subito. Ma come hai fatto a tornare? In che condizioni eri? Allora, l'alternativa sarebbe stato quello di lasciarmi morire e sarebbe arrivato di lì a pochi minuti la morte. E lì ho dovuto girare le spalle alla montagna, quindi ai miei amici, ed entrare nella grande avventura di provare a sopravvivere. Ho scalato 1500 metri di dislivello senza usare le mani. E arrivato in fondo al ghiacciaio mi sono trascinato per 7-8 chilometri, quindi più di 24 ore. E sono arrivato al mio campo base, che in realtà è un pezzo di nylon, è una tendina. Cioè. Lì c'era il mio cuoco, che non doveva essere lì, a cui ho detto di andare giù, affittarmi un elicottero perché non esisteva il soccorso. Ma lì hai mai pensato che non saresti mai più salito su un 8000? No, è come se qualcuno esce anche da un grave incidente in auto. Se l'incidente in auto non è stato generato perché era colpa perché tua. Perché è colpa tua, ovviamente fai tesoro, capisci che si può morire anche della cosa che a te piace di più, magari andare in discoteca o nel mio caso andare in montagna. Ma oltre alla capacità di decidere l'allenamento, le condizioni meteo, la fortuna conta tanto. Conta tantissimo, e non solo in alpinismo. Nella vita in generale. Ma tu hai detto, nella vita io ho perso 50 amici, tutti fortissimi alpinisti ai quali non era concesso perdere. Cioè... Adesso non è perché tutti sono morti ciechi dall'ambizione. Alcuni avrei preferito averli perdenti a casa. Okay? E invece perché si va a volte il pericolo, bisogna sentirlo anche. Alcuni pensano che il mondo sia lì a guardare te e che quindi il mondo sia spettatore delle gesta eroiche di questo alpinista. Innanzitutto le gesta di un alpinista non vengono considerate eroiche, ci danno del matto. Sì. In più il mondo di te se ne frega. Sì. E quindi morire per un pubblico inesistente o per una fama ridicola è un'idiozia. Quindi quando la prudenza, la preparazione, per quanto meticolosa non basta, ci vuole anche il fiuto del pericolo. Ci vuole il fiuto del pericolo. E il pericolo molte volte va fiutato prima di essere visto. Io faccio sempre l'esempio del leone e della gazzella. Quando la gazzella vuol vedere che arriva il leone per smettere di brucare e scappare, è troppo tardi. Altre scappano quando sentono l'odore. In montagna bisogna sviluppare questo. Quando capisci che il livello di rischio è troppo alto, Prima che capiti via. Non te le risparmiano perché ti massacrano, ma sei vivo, non importa. Ma c'è più solidarietà o più competizione tra gli alpinisti?
No, c'è più competizione. Sto parlando di alpinisti. Sì, no, top. E mi dispiace dirlo, però... È così. In Italia non ti viene perdonato il successo. No, in montagna ancora di meno. E quindi c'è una competizione malcelata, tra l'altro. Ecco, ma mi ricordo, mi racconti un caso brutto di competizione? Beh, posso dire che dopo il Nanga Parbat hanno detto, per me non sono andati in cima, la stanno raccontando, potevano scalare meglio, ma questo non è l'alpinismo, cioè, duro e puro perché lui si è unito a un'altra squadra. Cioè, dopo quasi mezzo secolo che i migliori alpinisti della storia ci provano e falliscono, tra cui anch'io, voi ci riuscite. E però non va bene. Non va bene. Cioè, essere capaci di dire bravi, siete stati bravi e basta, è troppo difficile. Che sarebbe la cosa più semplice, perché dire bravo significa che dopo lavori su te stesso. Certo. Invece dire pirla vuol dire che lavori sugli altri, esatto, portandoli giù perché tu non sai andare su. Senti, ma nel 70 Messner, Reinhold Messner, con il fratello Gunther hanno scalato il Nanga. Ma a valle è tornato solo Reinhold. Per 30 anni... è stato accusato di aver abbandonato il fratello. Poi, grazie al ritrovamento dei resti del cadavere, si è capito che la sua versione era quella giusta. Ma perché per 30 anni hanno dubitato della versione di Reinhold? Era troppo avanti. Cioè? Faceva un alpinismo che, fatto ancora oggi, 45 anni dopo, sarebbe stratosferico. Quella salita che lui ha fatto col fratello, salire lì e scendere, non l'ha più ripetuta nessuno. E se io dovessi farla la prossima estate, vincerei probabilmente il Piole d'Or, che è il più grande Oscar dell'alpinismo. Io, tra l'altro, l'ho dedicato a Gunther, che non ho conosciuto, la mia scalata. Ma perché? Cosa aveva? Perché dice era avanti. Che cosa aveva Messner di diverso? Faccio un paragone. È come se oggi il miglior maratoneta corre in 2:03, lui correva in 1:40 già allora. Quindi era avanti su roccia, su ghiaccio, su misto e... tante volte ci dimentichiamo, da quella spedizione lui tornò vivo, ma perse tutte le 10 dita dei piedi. Reinhold Messner è diventato Reinhold Messner facendo tutto quello che ha fatto, tutto senza le dita dei piedi. Ma è un fatto di... aveva un altro fisico, un'altra testa, cos'era? Ma è un bel caterpillar. Poi è duro come il granito, ok? Nel senso che il calcare lo scalfisci meglio. Quindi alcuni, il suo carattere spigoloso, non piace. Vabbè. Io non lo voglio fotocopiare, però il famoso bravo certo. Che mi a lui continua a ridirlo. Senti, Bonatti invece come lo definiresti? Lui era un eroe. Un eroe d'altri tempi. Con orgoglio dico anche lui è nato a Bergamo, come me, quindi la porzione... sfigata delle Alpi, non sono a Cortina, non sono a Monte Bianco. Certo, stai poi lì sotto. Gli tocca andare a Mantova, perché quindi le montagne non le vedeva. Senti, è stato un grande. Ma dimmi una cosa, ma l'alpinismo è uno sport? No, non è uno sport. Che cos'è? È realmente una scelta di vita. Non chiamarla filosofia, è una scelta di vita. Vado in un posto ostile perché mi sento in pace e divento felice, un uomo felice. Ma da quando sei diventato alpinista professionista? Beh, saranno 20 anni. Professionista vuol dire che mangio e do da mangiare. Pago il mio mutuo, certo. Pago i miei debiti, pago l'autostrada. Prima cosa facevi? Dovevo arrabattarmi. Cosa facevi di allora, ho fatto prima le scuole superiori e ho fatto il serale per guadagnare 2 soldi. Poi sono andato a lavorare anche, io dico in miniera, ma sottoterra, 2,5 chilometri. Ho perso anche la falange di un dito perché faceva buio, era pericoloso. E nel gasdotto che porta il nostro metano che noi utilizziamo al nord, dalla Svizzera all'Italia. E lavoravi lì. Ma poi quando tu hai deciso invece di seguire la tua follia, i tuoi genitori ti hanno aiutato, ti hanno seguito, ti hanno sgridato, cosa hanno fatto? Hanno fatto la più bella delle cose, cioè non mi hanno fatto sentire ridicolo. Quando gli ho detto io da grande voglio fare lo scalatore e continuavo a dirlo, non mi hanno mai detto metti la testa a posto. Mi hanno detto ci è riuscito solo uno. Messner, che vive anche in un castello, però uno su 5 miliardi, allora eravamo 5 miliardi, vuol dire che è un tantino difficile. Mi sa che devi crearti la tua cassetta degli attrezzi. Per casomai. Casomai trovarti un mestiere. Ma i tuoi fratelli, anche loro? I miei fratelli sono stati dei bei compagni di stanza, perché la nostra casa era 67 metri quadri. Non ti consideravano pazzo? No. Oggi vanno orgogliosi del fratello e io di loro, perché sono stati degli alleati. Non ci sono mai lamentati di questo fratello che faceva preoccupare. Senti, ma tu come finanzi le tue spedizioni? Allora, gli sponsor oggi non mi mancano. E me li sono guadagnati tutti. Ma sono quanto è costata? Matto, per esempio, quanto è costato a Nanga?
almeno 80.000 euro di costi diretti, E tu? 85.000 Quanti euro. ne hai messi di questi? Ne ho messi un bel Un poco, po' il ne hai messi tu. 50%, Ah sì. sì? Senti, però sei riuscito a comprare due elicotteri e a San Diego hai fondato una scuola di piloti. Perché in America? Perché ti fanno voglia di fare l'imprenditore, di investire nell'aviazione che non vedono di Parma, vedono come un comparto industriale, se che uno vuole investire. E quindi va Oh, bene. l'ho fatto firmando le cambiali, Ah sì, Sì, eh? perché pago le tasse in Italia, sono residente in Italia, faccio tutte le fatture. Cioè, Cioè, però c'è la scuola in America e le paghi qua. di Sei proprietà l'unico. della ditta italiana, non che Vabbè, pensassero che sei magari speciale anche in ci questo. sono un Senti, somaro. ma le spedizioni commerciali, soprattutto sull'Everest, sono diventate proprio una cosa dell'ordine del giorno. Sì. È Ecco, che cosa pensi di questa commercializzazione? Va un bene modo di fare alpinismo con guida, o no? direi con babysitter, perché adesso Sì. veramente gli fanno di tutto. È il panino che dà da mangiare a un paese che ha una gran fame e quindi andrebbe regolato, ma dire questa gente a No, casa, perché questo no. non è il vero alpinismo, come dicono alcuni miei colleghi, No. sarebbe come una persona che sta morendo di fame e dice dammi il panino e No. magari me lo mangiano anche loro. Senti, Quindi va regolamentata. tu hai detto la salita è una sofferenza in cui agognare la cima, poi la cima è un rincoglionimento con l'ansia di dover affrontare la discesa, come hai detto, perché sono solo a metà strada. Ma allora il presente dell'alpinismo dov'è? Se per presente intendiamo quando sento le emozioni di ciò che faccio, è all'inizio quando mi innamoro del progetto e penso sempre solo a Solo quello, quello. oppure quando vengo a casa e guardo le immagini e le fotografie Delle di cose quando che hai sono stato in fatto. cima, perché torno qui e comincio ad avere un software che funziona. Senti, ma quanto è diverso salire senza ossigeno? È un'altra cosa, Un altro è come fare mondo. immersioni con le bombole o in No, apnea. senza bomba, ecco. Ma per questa tua ultima spedizione sul Nanga avete deciso di non comunicare. Perché? Perché volevamo concentrarci sulla Sulla salita e salita. perché c'era un'orgia di comunicazioni, perché c'erano altre spedizioni. Ah, Quindi, quindi era meglio non, anche anche per non perché, svelare dove no, andavate. voglio far vedere che la comunicazione per Simone Moro è un mezzo nel Sì, fine della mia vita. certo, Ecco, naturale. perché tanti Ecco, tu hai dicono. detto, infatti, la differenza se avere tecnologia o no durante una spedizione è solo una, che con la tecnologia se muori, muori in diretta. Quindi non serve Tamara salvare. col telefono satellitare, aiuto, sono a 70 metri, non ce la faccio più. L'ultima frase che il mondo avrebbe sentito. Certo, non Nessuno se non capitava forse noi tre poteva nient'altro. dargli una mano. Quindi serve solo per fotografare le proprie gesta, Sì, diciamo, in qualche esattamente. modo. Senti, oggi tu hai due figli, per loro non ha mai pensato di smettere di scalare, No, eh? anche in taxi Perché? mio figlio mentre veniva qui mi fa papà, quello che non è riuscito a fare l'Everest d'inverno adesso, pensi di provarci te l'anno prossimo? E me lo diceva con entusiasmo. Ammazza, l'hai proprio plagiato. No, cerco di vivere dei momenti pieni con loro e vorrei regalargli la possibilità di sognare. E regalare la voglia di sognare oggi è come il mio papà e la mia mamma che mi hanno detto: Sì. Poi, preparati sulla cassetta degli attrezzi, ma vai dritto. senti, prima di partire per il Nanga, hai detto, torneremo con o senza la vetta, ma certamente con una storia da raccontare. Ecco, qual è il titolo di questa storia da raccontare? La grande squadra di tre persone diverse, un basco, un pakistano, un altoatesino e un italiano, che si mettono assieme, non guardano le Quindi la convenienze, squadra. ed è un risultato di squadra, non è il Certo. risultato di Simone Moro. Per me era la mia quarta Sì. invernale ed è stata la quarta che ha fatto diventare unica questa Certo. collezione di 4-8 mila d'inverno, ma questa è stata la grande squadra. Senti, ma lassù negli 8.000, quei 10 secondi che siete rimasti in cima, perché mi pare che non siete rimasti tanto. Dio, lo senti più vicino, più lontano, non lo senti? È un pensiero che viene oppure no? Vedi la linea dell'orizzonte curva, vedi la terra rotonda e tutti abbiamo visto un mappamondo, lo sappiamo, ma quando lo guardiamo, lo vediamo con i nostri occhi, vedi la mano del grande architetto, capisci insomma Che chi sei, un dubbio quanto ti piccolo viene, sei, la tua sparisce. allocazione, tutta la tua saccenza lassù sparisce, Ecco, evapora. un'ultimissima cosa: qual è la prossima avventura? Oh, mi fai una bella domanda perché non l'ho detto a nessuno. Ti dico il nome perché ormai Dimmelo. si chiama Kanchenjunga, è la terza montagna più alta del pianeta. Da ultime misurazioni è solo 13 metri più basso del K2. E Non... dov'è? È in Nepal, al confine tra Nepal e il Sikkim, una regione indiana. E Non adesso ti vai. posso dire
Cosa faccio? Non voglio sapere veramente... niente, ma voglio sapere se sei già innamorato o non ancora. Sì, perché questa montagna l'ho già provata nel 95. E hai perso. Sì, ho perso. E torno dopo 22 anni. Vediamo. E voglio vedere se... Va bene, se ti aspettiamo qua per festeggiare. Però volentieri. Intanto ti prego di non andare via perché...